Buongiorno ragazzi e bentornati nel mio canale. Oggi vorrei parlarvi di una serie TV che avevo scoperto per caso un po' di anni fa, avevo cominciato a guardare e poi a metà della seconda stagione circa l'hanno interrotta bruscamente. Sto parlando di True Calling. È la storia di una ragazza che ha studiato medicina, sta cercando lavoro e l'unica posizione che trova è all'interno di un obitorio come aiutante. Lei accetta questo lavoro. E qui entra in contatto con dei cadaveri che le chiedono aiuto. Quindi praticamente quando un cadavere le chiede aiutami, le si riavvolge completamente tutta la giornata, quindi lei torna indietro nel tempo, praticamente rivive la giornata, ricordandosi però tutto quello che è già avvenuto, in modo da aiutare la persona a non restare uccisa o comunque a non morire, perché solitamente sono persone che muoiono non per cause naturali, quindi o perché vengono uccise o perché hanno degli incidenti. Quindi lei, tornando indietro nel tempo e sapendo già quello che accadrà, riesce ad aiutarli e ad impedire appunto la loro morte. Ovviamente non sempre le riesce alla prima, quindi lei ha la possibilità di rivivere la giornata più volte, sempre sapendo che cosa ha fatto la volta prima e quindi questo le consente, diciamo, di correggere tutti gli errori che lei fa fino ad arrivare poi a capire qual è il nodo da sciogliere e riuscire quindi a salvare la persona. Hanno fatto una stagione intera e poi ne hanno fatto un'altra seconda stagione che però dopo il sesto episodio è stata interrotta. Io non entro nei dettagli della serie perché comunque sono le informazioni sono reperibili facilmente su internet, quindi se ne volete sapere di più, trovate tutto il materiale che volete. Io volevo semplicemente, come al solito, darvi la mia opinione. Io, credo che questa serie, fosse veramente fatta bene. Mi sembrava una serie molto avvincente. Io la guardavo molto volentieri. E il fatto che sia stata interrotta bruscamente, senza comunque dare un seguito alla storia, senza svelare alcune cose che erano rimaste in sospeso, secondo me è stato veramente un peccato. Quindi io sono molto dispiaciuta e mi è sempre rimasta la curiosità di sapere come sarebbe andata a finire. Ho fatto anche delle ricerche in internet e ho scoperto che avevano in programma, anche se ovviamente non è certo, però ci sono delle ipotesi che dicono che i produttori avevano in programma di far proseguire la serie in un determinato modo, ossia avevano pensato di fare in modo che True, la protagonista quindi della serie, si rendesse conto, grazie all'entrata di un altro personaggio che in realtà era già entrato alla fine della prima serie, che però comunque non, alla fine non è mai stato sviluppato il suo personaggio. Quindi grazie all'aiuto di questo personaggio a capire che quello che lei stava facendo, cioè impedire la morte di queste persone, non era, contrariamente a quello che potrebbe sembrare, una cosa necessariamente positiva e davvero da fare a tutti i costi, perché questo personaggio in qualche modo l'avrebbe aiutata a capire che a volte cambiare, diciamo, il grande disegno del quale noi non siamo a conoscenza può essere anche dannoso, perché a volte delle cose si compiono per un determinato motivo, perché magari la morte di una persona, anche se è spiacevole, può sembrare sempre ingiusta, comunque magari a volte è necessaria per permettere altri avvenimenti o addirittura per impedire magari altre cose ancora più brutte. Quindi in qualche modo la fa riflettere su questo aspetto, il fatto che il destino in qualche modo, se è stato pensato in un certo modo, se la nostra fine è stata pensata in quel determinato momento, in quel determinato modo, forse c'è un motivo. Quindi diciamo che la serie avrebbe continuato un po' su questa linea, cioè nella riflessione di un po' di quello che è il destino, di quanto sia difficile magari per noi accettare certe cose, ma a volte per quanto possano sembrare ingiuste, comunque magari sono alla fine portano, diciamo, portano verso una strada che poi può essere addirittura migliore. Quindi, insomma, diciamo che da quello che ho letto e da quello che pensavano di fare, la serie avrebbe preso una piega di questo genere, quindi su riflessioni molto profonde, perché queste comunque sono riflessioni profonde.
quando si parla della morte, se può essere giusta, se può essere ingiusta, se è giusto impedirla piuttosto che no, se davvero cambiando le cose, potremmo davvero creare dei grossi danni, insomma, sono tutte riflessioni secondo me importanti e profonde. Un'altra cosa che dicono sarebbe successa se la serie fosse andata avanti, è il ritrovamento da parte della protagonista del diario di sua madre che aveva lo stesso potere. Quindi in questo diario lei avrebbe potuto leggere determinate cose, le sarebbero stati svelati determinati segreti. E quindi insomma avrebbe poi fatto, come dicevo prima, tutte le sue riflessioni. Ovviamente queste sono delle ipotesi perché la serie non è mai stata portata avanti, non hanno mai girato altri episodi e quindi non si sa effettivamente poi che cosa avrebbero deciso di fare. Diciamo che il fatto che sia stata interrotta così senza dare un senso, perché poi non hanno dato un senso a tutto quello che ho visto fino al sesto episodio della seconda serie, mi ha lasciata un po' così, curiosa di sapere come sarebbe andata a finire. Quindi questa serie, diciamo che non so neanche io se consigliarvela, perché in realtà sapendo che poi si interrompe bruscamente a metà, un po' mi dispiace dire andate a vederla, magari vi piace, poi anche voi rimanete lì con il dubbio e con la curiosità di sapere come sarebbe andata avanti. Devo dire però che nonostante questa interruzione brusca sono contenta di averla vista perché finché è andata avanti mi ha fatto passare delle serate piacevoli e insomma avvincenti perché poi era anche abbastanza avvincente, quindi alla fine se proprio devo consigliarvela direi di sì, dai, alla fine se ve la sentite di rischiare questa, di rimanere diciamo così appesi con questa curiosità di come finirà. E volete semplicemente passarvi delle serate guardando qualcosa di piacevole, allora ve la posso consigliare. Mi fermo qua e ci vediamo al prossimo video. Come sempre, un bacio a tutti!